La mostra di Grazia Varisco a Arte in Vernizzi è in realtà la dimostrazione dell'attualità del suo linguaggio, non solo il suo linguaggio di oggi che continua creativamente a produrre nuove immagini e nuove formule di interazione con il visitatore, ma anche del suo percorso storico che in qualche modo dialoga alla pari con quello che lei continua a creare anche negli ultimi anni. Come tutte le mostre che vengono presentate qui in galleria, anche questa mostra di Grazia Varisco vuole offrire allo spettatore la possibilità di vivere le stesse sensazioni che io provo di fronte alla magia dell'opera d'arte. La mostra è stata pensata come un dialogo attivo tra i vari periodi creativi dell'artista, lavori degli anni 80 che dialogano con le opere degli anni 2000, oltre a dei lavori recentissimi presentati e realizzati per questa occasione. È stato fatto anche un focus sulle opere degli anni 60 e 70 per far sì che l'opera di Grazia Varisco venga letta come un unicum nel corso dei decenni. Questa occasione è per me particolarmente importante e significativa. Si tratta di una mostra di una grande artista, Grazia Varisco, che ha segnato, direi, l'arte di questi ultimi 50 anni in Italia in modo particolarmente pregnante. Lo spettatore è invitato a muoversi di fronte all'oggetto per percepire la dinamica di questi elementi, di questi segni. È uno spettatore che mi spiace sempre chiamarlo così, perché in effetti invece nel mio lavoro, dalle tavole magnetiche in poi e continuamente anche nelle esperienze più recenti, è un coautore in qualche modo. Il fulcro un po' della mostra è l'opera Gnomone, che connette proprio i due piani della galleria e si sviluppa lungo la scalinata centrale ed è anche un po' l'emblema del concetto di geometria a dimensionalità e luminosità variabile, possiamo dire, che ha sempre caratterizzato il lavoro di Varisco, cioè una geometria che è sempre un punto di partenza per misurarsi con l'esistenza, con la vita, con l'esperienza.